Quindi questo è Spider-Man 4, un video animato di come sarebbe dovuto essere secondo le bozze del film. Vediamo. Ok, quindi c'è questo combattimento con l'avvoltoio in volo per la città. Yeah. Ha detto, Spider-Man che fa il paracadute con... Con la ragnatela è pazzesco proprio. Incredibile. Spider-Man ultra ferito. Ah, questa è la battaglia finale comunque. La battaglia finale, quella che avremmo dovuto vedere contro l'avvoltoio. Interessante. Maschera rotta, costume distrutto. Ah, una bella battaglia dura e pura, come solo Remi sapeva fare. Oh, la Madonna. Sarebbe stata una gran figata, secondo me, se avessero seguito alla lettera questa bozza. Ah, si sarebbe ferito gravemente. Gli avrebbe tolto anche la maschera. La Madonna, sta avvoltoio l'avrebbe proprio massacrato. Però perché lo guarda e si intenerisce? Purtroppo non sappiamo il rapporto che ci sarebbe stato con i personaggi, però vabbè. Questa chi è Mary Jane? Immagino di sì. Ah. Ma era quella non ho chiuso Mary Jane o se tipo la compa forse la compagna dell'avvoltoio, non lo so. Boh. Ah no, è ancora vivo però, non è morto. Quindi battaglia fino all'ultimo sangue con Spider-Man. Con Spider-Man che rimane gravemente ferito. Con sto artiglio conficcato nella spalla sinistra? No, destra, destra. O sinistra, boh. Comunque, l'avvoltoio poi cosa fa? Casca perché non ce la fa più e muore. Purtroppo, ragazzi, non si capisce il contesto perfetto di quello che, insomma, accade con certi personaggi. Non si capisce perché l'avvoltoio si intenerisce guardando Peter. Probabilmente lo conosceva. Probabilmente lo conosce nel quarto film. Però, boh, non lo capiremo mai, ragazzi. Chissà che cacchio volevano fare e poi non l'hanno mai fatto. Però, vabbè, dai, ci sta comunque. È stata una bella idea. È stata una bella idea. E insomma, sono contento che abbiano cercato, insomma, di darci un minimo di idea di come sarebbe stato almeno la battaglia finale. Bella, bella idea.